Eccoci qua ragazzi in diretta, benvenuti, ben ritrovati e buon inizio di settimana. Oggi siamo lunedì, non so se è il 22 o il 23, sinceramente non mi ricordo molto bene, lo vado a vedere, visto che tanto devo aspettare. Lunedì 22 febbraio del 2021, mi dice il mio calendario. Benvenuti, quindi benvenuti in questo inizio di settimana. Ovviamente diamo sempre il tempo per potersi presentare. Vedo già che i primi collegamenti arrivano in diretta. Oggi, ragazzi, argomento molto importante. Vi consiglio di rimanere qua in diretta perché parleremo di rovescio. Intanto che aspetto, sicuramente avrete visto anche Nole ieri battere Medvedev. Vi consiglio, intanto che aspetto, ciao Nancy, un abbraccione, benvenuta. Intanto che aspetto che arrivino i vari appassionati, ciao Darling, un abbraccione, ciao Valerio, buongiorno anche a te. Oggi Facebook sta spopolando, intanto che aspettiamo che arrivi qualcuno, parleremo di rovescio. Vi consiglio un trucchetto del mestiere efficacissimo se volete risparmiare sui grip. Io lo facevo quando avevo 14 anni, non lo faccio più adesso, chiaramente. Perché me li vado anche a comprare nuovi, anzi, soprattutto, però, quando il grip si sporca, ragazzi, dovete sapere: questo è un trucchetto che è vecchio come la notte dei tempi. Ciao Damiano, un abbraccione. Questo grip che è sporco davanti, ok, che è sporco davanti. Ciao Mauro, buongiorno anche a te, buon inizio di settimana. Si può girare, ok? Questo lo dico per voi: si può girare e usare la parte bianca. Quindi adesso ve lo faccio in diretta, visto che sto aspettando tutti gli appassionati. E la prima parte è sporca, la seconda invertendolo, è come se aveste poi un grip nuovo. Quando avevo 14 anni, ciao Luca, un abbraccione, buongiorno anche a te. Quando avevo 14 anni, 15 anni e giocavo tornei, questa cosa qua la facevo spesso, perché si andava praticamente, non vi dico le cariole di grip che andavo a consumare, soprattutto il grip bianco. Ma non perché per estetica, adesso lo faccio per estetica. Ciao Luigina, ciao Luca, buon inizio settimana anche a te. Oggi parliamo di rovescio, intanto stavo spiegando questa cosa di grip che secondo me è interessante. Ciao Johnny, un abbraccione, benvenuto. E non è che si sporcava, adesso si sporca chiaramente, quindi anche per presenza è bene sempre metterlo nuovo e metterlo bianco, no? Però quando giocavo il grip le mani mi se lo mangiava completamente. Allora io non potevo, diciamo, mettere un grip al giorno e evitavo di mettere un grip al giorno, praticamente girandolo ogni volta. Guardate che bell'effetto che viene fuori adesso. Chiaramente è un effetto molto homemade, nel senso che è sempre lo stesso grip che era sporco da una parte, adesso è bianco dall'altra, ma chiamasi sempre lo stesso grip. Lo usiamo sia da una parte che dall'altra. Ciao Francesco, buongiorno anche a te. Sto finendo di mettere il grip al contrario. Adesso vi faccio vedere il risultato. Se chiaramente la pellicola, lo scotch, vi si è consumato, come questo è il mio caso, potete metterci sopra l'elastico e il grip viene mantenuto. Eccolo qua, voilà, ecco qua il risultato. Quindi il grip è bianco, completamente bianco, sembra nuovo, completamente nuovo. Lo dovete tirare bene, perché sennò, ovviamente, non essendo nuovo, il segreto è sempre tirarlo, e viene fuori come se l'aveste appena messo. Quindi siete pronti per usarlo sia da una parte che dall'altra. Ciao Luca, ciao Luigina, ciao Johnny, ciao Francesco. Alberto dice: migliori sono quelli Wilson Pro. Non lo so, io uso una marca austriaca e non lo so. La marca austriaca che ho trovato su internet, che è la Pros Pro, ma sì, anche quelli Wilson sono molto buoni. Ciao Andrea, un abbraccione, siete in tantissimi oggi, buon inizio di settimana a tutti. Romance, ciao e grazie per quello che fai, grazie mille a te per essere qua in diretta e per vedere le nostre dirette su Tennis Junior Game. Ragazzi, oggi è arrivato il momento di parlare di rovescio. Mazza come siete tutti precisi, collegati oggi all'una. Bene, ottimo, mi fa molto piacere. Mi sono collegato io 3 minuti prima, visto che parlavamo di arredi. Vi piace il grip, l'eye damper con gli occhiali e il sorrisino? Allora, innanzitutto, prima di iniziare, cosa ne pensate di Nole Djokovic? Perché ho fatto uscire un post 2 ore fa e ho visto che ho scatenato un po' l'inferno, ma lo so perché la mia domanda era assolutamente provocatoria.
nel senso che andavo a dire, secondo voi Djokovic può essere considerato il giocatore più forte di tutti i tempi? Lo so che era una domanda provocatoria, hanno commentato tantissimi appassionati, perché avendo vinto gli Australian Open si avvicina lì, tra Nadal e Federer, va a insidiare i 20 slam di Rafa e i 20 slam di Roger. E quindi volevo sapere anche da voi come la vedete. Io vi do il mio punto di vista. Nole ovviamente è un giocatore solidissimo, meno spettacolare degli altri due, però sapete come la penso, nel tennis così come nella vita contano i risultati, quindi una persona può anche parlare ma non fare i fatti, invece Nole arrivando lì nell'Olimpo degli dei direi che può essere considerato uno dei tennisti più forti della storia e di sempre. Ovviamente non si possono fare paragoni tra le epoche perché come avete scritto giustamente voi all'interno del post che ho pubblicato poco fa, è difficile paragonare un tennis con racchette di legno da un tennis moderno, però comunque sia, poi adesso giocano anche il triplo rispetto a che una volta, però secondo me Nole una menzioncina, diciamo, ce la può avere. Luigina dice uno dei più forti, Luca dice io spero che Nole mi arrivi a 20, forza Roger. Ok, ottimo, benissimo. Allora ragazzi, oggi a proposito di Nole, a proposito di rovescio, volevamo parlare di rovescio. Scusate, finisco il caso Nole, vi leggo. Allora, Francesco dice per solidità sì, e Alberto forte sul cemento ma non sulla terra, è un muro di gomma. Ok, volevo sapere un po' cosa ne pensavate di Nole, e appunto sul rovescio che oggi ho deciso di fare questa diretta. Sul rovescio sia una mano che sul rovescio bimane. Quindi rimanete in diretta qui con me per questi 20 minuti, perché ci saranno dei trucchetti del mestiere davvero interessanti per riuscire a far scorrere meglio il vostro rovescio, sia a una mano che a due mani, perché entreremo soprattutto nello specifico. Intanto Mauro dice uno dei più forti di teste e di gambe, concordo Mauro, entreremo nello specifico del rovescio per quanto riguarda l'azione unita e l'azione multipla, cioè cosa vuol dire? Come giocare il rovescio quando abbiamo poco tempo a disposizione, o come giocare il rovescio quando abbiamo tanto tempo a disposizione, quindi possiamo permetterci di dare anche più rotazione e spingerla un po' di più con tutti i segmenti corporei. Innanzitutto vi volevo fare questa distinzione. Luigi dice Nole, a parte la tecnica, è mentalmente fortissimo. Concordo, anche Luigi, mi piace perché state dando tutti dei, diciamo, delle caratteristiche, delle qualità positive ai giocatori, quindi questa mentalità, ahimè, tra virgolette calcistica che abbiamo in Italia non ce la stiamo portando dietro, quindi molto bravi, anche se a me piace tantissimo il calcio, lo sapete, lo seguo, e non mi piace un po' tutto quello che gira intorno al calcio, ma questo è un altro discorso. Il gioco in sé mi piace. Ritornando al discorso tennis, il rovescio va distinto in due fasi differenti, ok? Ciao Davide, un abbraccione. Quando avete tempo per giocarlo e quando non avete tempo per giocarlo, perché molto spesso il problema principale degli appassionati è quello di arrivare in ritardo sulla palla, perché magari è bravo l'avversario a metterci in difficoltà, prendere il rovescio dietro, non riuscire a far uscire bene la punta della racchetta davanti al corpo, quindi non scaricare tutto il peso da dietro in avanti, ok? Dice Davide, grande Novak ieri, sì, grandissimo, e non scaricare tutto il peso verso l'avanti, quindi trovarsi con il baricentro all'interno del pericolo d'appoggio leggermente spostato verso dietro, la palla ovviamente si alza ma non ha quel punch, non ha quella potenza, non ha quella precisione, non ha quel controllo, okay? Quindi come fare per riuscire ad appoggiarsi sempre bene verso l'avanti per far uscire bene la testa della racchetta e avere questo rovescio fluido, morbido, in completa decontrazione muscolare, ripeto, sia nel rovescio bimane che nel rovescio a una mano, non cambia assolutamente niente. Beh, dovete sapere che ci sono due tipi di rovesci: il rovescio che giocate quando avete tempo, okay? Quindi ad azione multisegmentata, e il rovescio da giocare quando non avete tempo, quando siete in emergenza, quando siete in difficoltà, che è il rovescio ad azione unita. Okay? Questi due termini a livello biomeccanico ve li spiego brevemente. Il rovescio ad azione multisegmentata significa quando io riesco a cedere in progressione scandita, ok, nell'arco del tempo tutti i miei segmenti corporei uno dietro l'altro, ok? Quindi, ad esempio, io ho tutto il tempo di arrivare sulla palla, quindi riesco prima in fase di accelerazione a partire dagli arti inferiori per poi andare a cedere l'energia in maniera successiva e programmata e costante
su tutti gli altri segmenti fino ad arrivare alle leve brevi. Ok, quindi questa è azione multipla, multisegmentata, cioè quando possiamo abbiamo tempo e abbiamo anche riusciamo a far intervenire le spinte e a cederle progressivamente una dopo l'altra fino ad arrivare alle leve brevi. Invece il rovescio ad azione unita, ok, è un rovescio che viene giocato in situazioni di emergenza. Quindi quando noi ci arriva una palla velocissima del nostro avversario, quante volte vi capita sul rovescio? Sicuramente vi capiterà tante volte e dovete cedere contemporaneamente tutta l'energia, ok, da scatenare sulla pallina. Quindi contemporaneamente tutti i segmenti corporei vengono ceduti insieme sulla palla, ok? Sicuramente questa situazione vi capiterà quando siete alla risposta al servizio, magari c'è un avversario che serve veloce e quindi vi capita di bloccare, il classico movimento bloccato, quello ad azione unita, o magari quando vi arriva una palla velocissima o siete in difesa e dovete andare a bloccare subito tutti i segmenti muscolari grandi per riuscire a far intervenire subito le levi brevi. Okay? Beh, questi sono due tipi di rovescio che voi dovete assolutamente utilizzare. Vi spiego le differenze tra i due tipi di rovesci e vi spiego anche quando utilizzare uno e quando utilizzare l'altro. Ok? Quindi questa è una cosa molto molto importante. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il rovescio ad azione multisegmentata, quindi avere tutto il tempo per poter andare a colpire la palla, per quanto riguarda l'azione multisegmentata, tutto parte ovviamente dall'attivazione degli arti inferiori, quindi dallo split step, dal pivot step e quindi dalla rotazione del tronco. Questo perché? Perché abbiamo tempo di preparare, no? Come un calciatore, visto che prima abbiamo parlato di calcio, deve caricare la gamba prima di andare a colpire, la stessa cosa è nel tennis, le mani devono essere subito dietro. Quindi a prescindere dalla differenza tra le due fasi di preparazione nel rovescio una mano e nel rovescio bimane, comunque sia bisogna ruotare bene le spalle fino a portare la scapola perpendicolare alla rete prima di partire. Quindi se non facciamo questo movimento, difficilmente poi riusciremo a cedere tutti i segmenti muscolari uno dietro l'altro in successione scandita e programmata nel tempo. Ok? Quindi prima vado a fare questo, prima di partire, prima di muovere i piedi, perché la maggior parte degli appassionati partono mantenendo la racchetta davanti al corpo, quando vanno a colpire non hanno più il caricamento, ok, ottimale, perché la racchetta non è stata portata dietro. Quindi una volta che faccio lo split step, non solo devo ruotare spalle e tronco con gli unitarn, ma devo anche caricare la gamba posteriore, quindi la sinistra, nel mio caso la destra nel caso dei mancini, nel momento in cui io devo andare a partire verso la direzione. Quindi fondamentale la parte iniziale, split, unitarn, riuscendo a caricare bene la gamba posteriore, in questo modo io sono carico, okay? Sono pronto per partire. Questa è una posizione attiva. Se io invece sto in questa posizione, questa non è una posizione attiva, ok? Devo caricare, portare a rotazione il tronco e le spalle e avere il ginocchio bene carico. In questa posizione qua io posso partire e correrò sempre con la racchetta dietro, quindi dobbiamo abituarci a ricercare la palla con il petto che guarda verso le recinzioni laterali di fondo campo, ok? Quindi io ricerco la palla in questo modo, non ricerco mai la palla in questo modo. Questo per quanto riguarda la diciamo l'azione multisegmentata. Ok, questo per quanto riguarda l'azione multisegmentata. Quindi l'obiettivo principale è quello di avere più tempo possibile, okay? Quello di avere più tempo possibile nell'espressione del colpo. Chiaramente, ragazzi, tutte le cose che vi sto dicendo, ovviamente, è un come dire, non trovo più il mouse, eccoci qua, vi metto qua un link, nel senso che non vi dirò tutta la tecnica del rovescio, perché ci vorrebbe una vita e poi soprattutto non vi servirebbe a niente, perché è fatto di passi step by step da mettere su misura ovviamente sul vostro rovescio. Ma se cliccate alla fine della diretta o anche adesso il link che vi ho appena messo, potete entrare all'interno di un report gratis che potete scaricare, all'interno del quale vi spiegherò poi anche per filo e per segno, è gratuito, tutto quello che potete fare nella tecnica, entrando nella tecnica, visto che ho letto per quanto riguarda l'impugnatura e altre cose, tutto quello che non diciamo qua sul rovescio, chiaramente in questa mezz'oretta potete trovarla all'interno del report gratis. Alla fine vi spiego un po' di che cosa si tratta. Comunque, quando noi abbiamo detto l'azione multisegmentata, ruotiamo il tronco, abbiamo più tempo chiaramente per giocare, per colpire la palla, ok?
Okay? Quindi è un'azione preparata, la palla è mediamente veloce, io faccio in tempo a, con spalle anche ruotate, a preparare il colpo, ok? E ho molta più, diciamo, gestione nello swing stesso, va bene? Quindi l'azione multisegmentata, una delle caratteristiche fondamentali è quella di preparare subito, preparare prima. Questo perché ve lo dico? Perché se noi non prepariamo prima e non portiamo dietro subito la racchetta, diventano tutte azioni unite. Cioè, io ho la racchetta davanti al corpo, parto, io ho il petto frontale, quando arriva la palla mi giro, in quel caso sono già in ritardo, quindi io non posso accumulare questo tipo di ritardo, ma per giocare un buon rovescio ad azione multisegmentata devo riuscire a ruotare subito anche spalle, così in modo tale che quando arrivo sulla palla riesco a portare il colpo in maniera tranquilla, altrimenti palla lento, palla veloce, se io preparo poco mi sembreranno tutte rapide, anche la palla più lenta di questo mondo mi sembrerà assolutamente velocissima. Perché? Perché non ho creato i presupposti iniziali con la unit arm per poter arrivare sulla palla, okay? Quindi dopo sarà tutto una soluzione a catena, perché con la preparazione giusta, una volta che arrivo sulla palla e determino la stance, andrò a distendere il gomito in avanti un attimo prima del momento dell'impatto e comunque a catena, ad azione multisegmentata, tutto il colpo, tutte le leve, tutti i segmenti muscolari andranno a cedere l'energia in maniera successiva, progressiva e ordinata e scandita nel tempo, ok? Fino ad arrivare alle levi brevi, quindi spalla, braccio, avambraccio, mano. Il principio è sempre muovere prima i muscoli grandi per poi andare a spingere con le leve brevi. Per quanto riguarda invece l'azione unita, una differenza sostanziale, abbiamo detto che si cedono contemporaneamente tutti i segmenti muscolari nello stesso momento, quindi in contemporanea tutti i segmenti muscolari vanno a spingere verso l'avanti. Questo perché? Perché è una situazione un po' di emergenza, chiamiamola così, nella quale la palla ci arriva tanto rapida e più ci arriva rapida la palla, più noi abbiamo bisogno di bloccare il movimento. Quindi neanche che ve lo dico, ovviamente per un rovescio bimane è molto più semplice da sviluppare un'azione unita rispetto che un rovescio, a una mano, perché nel rovescio a una mano la stabilità del polso è fondamentale e nel momento in cui mi arriva una palla molto veloce potrei aprire il polso verso l'alto e la palla schizza su, ok? Invece col bimane, avendo il supporto della mano sinistra, se devo andare, o comunque con l'arto non dominante, se devo andare a bloccare al momento dell'impatto su una palla rapida, l'effetto muro viene meglio, ok? Dovete immaginare come se la palla arrivi verso di voi a 300 km all'ora, ok? Vi faccio un esempio, e la vostra impostazione tecnica deve essere come se ci fosse un muro pronto a rimbalzare, a ributtare la palla dall'altra parte alla stessa velocità. Quindi, ad esempio, quando siete in le volée, sono colpi, se arriva palla veloce, ad azione unita, perché non facciamo in tempo a caricare, a spingere. E la risposta a servizio, con un servizio molto potente, ad azione unita, perché non facciamo in tempo a caricare e a spingere. E cosa potrebbe essere? Magari un colpo, Nole li fa vedere sempre, dove l'avversario vi fa giocare in fase difensiva, voi arrivate in open stance, non avete tempo di finire il movimento perché è velocissima la palla dell'avversario, bloccate il colpo senza fare il finale ad azione unita. Può essere se giochiamo sul cemento, su superfici molto rapide, quando l'avversario accelera forte, giochiamo ad azione unita, perché non possiamo, qui subentra un discorso di variabilità della tecnica, cioè è vero che noi tecnicamente dobbiamo fare tutto il movimento corretto, fare la C, passare sotto, andare a colpire, il vertical swing e tutto, ma è anche vero che se ci arriva una palla diversa, noi dobbiamo riuscire a variare la tecnica in base alla palla che ci arriva. Non possiamo pretendere di fare sempre lo stesso movimento e avere sempre lo stesso timing generale sull'approccio alla palla con una pallina che arriva una volta alta, una volta veloce, una volta, non so, in back, è più lento, più rapida. Quindi dobbiamo variare la preparazione in base alla palla che ci arriva. E nell'azione unita la fase di preparazione è differente, ok? Perché non possiamo chiaramente fare tutto il movimento così come vi stavo dicendo prima nell'azione multisegmentata, ma visto che dobbiamo cedere contemporaneamente tutti i segmenti muscolari grandi, leve grandi, leve brevi, contemporaneamente sulla pallina, avremo bisogno di cambiare un po' il movimento. Come si fa? Ve lo dico subito.
uno degli allenamenti che potete fare per ottenere questo, cioè vi giova anche ai tempi di reazione, alla reattività sulla palla stessa, perché vi sveglia, cioè fare questi esercizi vi svegliano anche per quando dovete preparare che avete tempo, magari quando giocate ad azione multisegmentata, vi dà una svegliata anche subito sulle preparazioni. Cercate di accorciare il campo, quindi restringete il raggio d'azione, cercate di essere con i piedi vicini alla linea di fondo campo, in modo tale che qualsiasi palla vi arriva vi sembrerà più veloce e voi inizierete a giocare quasi di controbalzo con un'azione, con un atteggiamento più offensivo. Tecnicamente l'azione unita si differisce dall'azione multisegmentata perché noi rimaniamo più bassi, no? E quindi le gambe sono più piegate. Rimaniamo col baricentro all'interno del poligono d'appoggio, quindi non abbiamo un appoggio alto con le gambe dritte, ok? Ma dobbiamo aspettare una palla rapida, quindi ci mettiamo con le ginocchia più piegate, siamo più pronti. Andiamo a prediligere le spinte in open stance, perché non abbiamo di solito molto tempo per mettere la gamba destra, magari l'anteriore davanti in closed, e dobbiamo cercare di restringere la preparazione, quindi di non portare molto dietro la racchetta come se fosse una unit arm, per cercare poi di andare a colpire la palla subito o sul fianco o davanti al corpo. Dobbiamo cercare di limitare la fase di finale, quindi non abbiamo tempo per fare tutto lo swing, ma molto spesso andremo a bloccare sulla prima fase di finale appena dopo l'impatto e il movimento. Quindi queste sono delle cose che potete fare solamente se vi mettete in forte pressione spazio-temporale. Quindi nel momento in cui siete ricreati in allenamento delle condizioni per poter essere in pressione spazio-temporale, ok? Quindi vi sentite più pressati, magari vi arriva una palla più veloce, siete voi più vicini al campo, quindi giocate con i piedi anche addirittura dentro la linea di fondo campo, vi può aiutare a fare questa cosa qua, provateci, poi magari mi dite se qualcosa è cambiato. Ovviamente anche la vostra postura del corpo inizia a essere più attiva. Ah, un'altra cosa che mi ero scordato, il busto leggermente inclinato verso l'avanti vi aiuta chiaramente per spingere, ok? Quindi non andare gobbi, ok? Cercare comunque di avere il busto in linea ma leggermente inclinato. Questo vi serve, l'inclinazione del busto leggera verso l'avanti vi serve per riuscire a spingere, a opporvi a una palla rapida in arrivo, perché se già io ho il busto leggermente verso dietro, la prima cosa che faccio è questa e la palla si alza. Invece devo riuscire a contrastare la velocità della palla in arrivo tenendo il polso fermo e riuscendo a rimanere stabile, ok? Con la tecnica. Questa è tutta, diciamo, è una delle cose principali, ok? Quindi come vedete ci sono differenze tra azione multisegmentata, un rovescio d'azione multisegmentata dove abbiamo tempo per preparare, fare spazio e distanza sulla palla, e un rovescio d'azione unita dove non abbiamo tempo e dobbiamo cedere contemporaneamente tutti i segmenti corporei sulla pallina stessa, ok? E abbiamo detto che potete allenarlo in maniera differente, quindi se volete giocare a rovescio d'azione multisegmentata allenate le palline alte, ok? O le palline lente ma profonde, quindi prendete tutto il tempo per preparare veloce, andare dietro, spazzolare e avere proprio la sensazione di gestire il vostro rovescio scandendo, praticamente cedendo, ok, l'energia progressivamente da un muscolo a un altro fino ad arrivare alle levi brevi della mano, quindi dei muscoli grandi e muscoli più piccolini. Oppure mettetevi in una situazione di spazio temporale più ristretta, quindi stringete i tempi e gli spazi, cercate di andare subito verso l'avanti, di essere più reattivi, un po' come se doveste giocare un rovescio da ping pong, vi mettete là davanti, boom, e andate distinto. In quel caso andate a ridurre i tempi di reazione, vi buttate subito verso l'avanti e andate a sfruttare anche il 25% dell'energia della palla avversaria, quindi meno preparazione, gambe più piegate, un movimento un po' più bloccato. Se il vostro compagno vi può servire, ad esempio sul rovescio, io lo uso molto come esercizio, un compagno serve da metà campo, schiaccia la palla giù sul vostro rovescio e voi dovete andare a rispondere, magari la vostra risposta è dentro alla linea di fondo campo, quindi vi mettete un po' dentro, l'avversario serve da metà campo, accorciate i tempi e gli spazi, i tempi di reazione esplodono lì praticamente, e fate conto che è come se fosse l'allenamento di Andre Agassi che gli faceva fare il padre,
con esercizi tutti di questo genere. Pensate che Andre giocava in un campo dove dietro alla linea di fondo c'era il muro, quindi era obbligato a giocare solo in proiezione offensiva. Ok, quindi questo è un po'. Quindi questo è un po' tutto quello che volevo dirvi, ma andiamo sulle domande. Vorrei spingere più forte il rovescio, come faccio col dritto, ma non riesce. C'è un modo per dare più potenza, sensazione che non dà potenza? Sì, certo Alberto, ci sono tanti modi. Ovviamente ti consiglio di entrare nel report perché può essere un inizio e magari puoi conoscere anche meglio il nostro metodo di allenamento. Le impugnature, Vincenzo... sono sempre le stesse, eastern di rovescio, semi-western di rovescio a una mano o eastern di rovescio, eastern di dritto se usi una se usi un rovescio bimane sull'arto superiore, una continental sull'arto inferiore per quanto riguarda il rovescio bimane. L'impugnatura è la stessa, non so se indichi Achille la stessa per il dritto o per il rovescio, comunque no. Ciao Damiano. Anzi no, ciao Francesco, eccoli qua, un altro Francesco. Francesco, ciao Tiziano, quando si ha poco tempo si può giocare anche un rovescio in back con poca carica? No, difficile giocare rovescio in back quando sei ad azione unita, quindi hai poco tempo, perché tecnicamente non è facile, cioè ti arriva una palla veloce, dovresti bloccare, ma no, è una cosa che di solito non fa nessuno, perché con una palla veloce fai prima fare effetto scudo, quindi giocare una palla flat, piatta, proprio come se dovesse rimbalzare contro al muro, no? Pensa al muro, cioè la natura, cioè non te la sporca, la palla non va sporcata, ma va semplicemente ributtata dall'altra parte con la stessa velocità con la quale ti è arrivata. Probabilmente è un colpo abbastanza rapido, piatto, senza tanta rotazione, e tu vai a rimandare di là un altro colpo piatto, rapido, senza tanta rotazione. Non c'è tempo, quindi difficile sporcarla sia in back che in top. Cioè, con un'azione unita, difficile dare rotazioni sia da una parte che dall'altra, ma è molto più semplice, diciamo, riuscire a rimandare la palla come se fosse, appunto, pensa al muro, una superficie piana. Ok? Buongiorno Airbond, ciao Laura, un abbraccione, ben rivista anche a te. Airbond, come si approccia il movimento sul rovescio indietreggiando? Beh, quando sei ad azione multisegmentata, con azione multisegmentata vai a giocare il rovescio verso dietro, chiaramente. Quindi quello che abbiamo detto prima, la preparazione è fondamentale e quindi prendere più ampiezza del movimento, cosa che non hai quando sei ad azione unita. Quindi quando sei ad azione unita le preparazioni sono più ridotte, non c'è questa C, questa ovalizzazione ampia, il movimento dura meno, quindi hai uno spazio di accelerazione inferiore. Quando invece sei ad azione multisegmentata puoi andare dietro, iniziare a preparare, eccetera eccetera, quindi tutta la tecnica. Alberto, ti ho risposto, ma il problema, Alberto, è che ovviamente si può dare più velocità. Ci sono tante componenti, puoi dare più velocità al rovescio, è come dire magari a un medico di diventare medico in 30 minuti. Cioè, ci sono tanti elementi, bisogna andare a vedere nel tuo rovescio qual è l'elemento che ti dà meno velocità con allenamento settoriale, per quello ti ho consigliato di scaricarti il report rapido che può essere un inizio per migliorare il tuo rovescio col nostro metodo di allenamento. Diego, quindi open stance anche sul rovescio a una mano? Molti la stanno utilizzando. Tanti, come Vavrinka, come TM, quando arrivano sul rovescio a una mano, arrivano in open, colpiscono e poi scappano dopo l'impatto. Altri invece, tantissimi altri, in fase difensiva si chiudono tanto in closed per mantenere, diciamo, le anche belle stabili e in linea. Però anche il rovescio in open a una mano viene utilizzato delle volte per riuscire a togliersi, diciamo, dal problema dell'affrontare una palla assolutamente offensiva dell'avversario. Quello assolutamente sì, Diego, però chiaramente è molto più in voga nel bimane perché abbiamo la rotazione del tronco e la spinta dell'arto non dominante. Questo sì. Diego, quindi un Diego da YouTube, un Diego da Facebook. Diego, benvenuto. Con rovescio a una mano, alle volte arrivo un pelo tardi con le gambe, apro un po' più tardi, riesco solo a salvarmi in back. È normale, infatti Diego, quello che abbiamo detto, se non riusciamo a prestare attenzione sul tempo di reazione nella fase di preparazione prima di partire, qualsiasi rovescio sembrerà ad azione unita e non ad azione multisegmentata.
Quindi il discorso è quello, che quando tu sei in ritardo con le preparazioni, qualsiasi rovescio ti sembrerà difficile da gestire. Quindi molto rapido nel fare questo, nell'intuire che la palla sta arrivando nella parte del rovescio, molto rapido nell'eseguire la unit turn per partire mantenendo il petto rivolto verso le ricezioni laterali di fondo campo, in modo tale che quando appoggi in determinazione della stance tu ci sei già, sia nel caso dell'una mano sia nel caso delle due mani, la racchetta è già dietro alla testa e poi puoi decidere tu, perché se è una palla veloce blocchi, se è una palla poco veloce spingi e affondi il movimento, ok? Però è fondamentale come parti, quindi la fase iniziale. Grazie a te, Diego, grazie a te. E ragazzi, quindi quello che volevo dire, se avete altre domande vi rispondo volentieri, io vi do un consiglio, grazie a te Airbond, vi do un consiglio che è quello di iniziare ad approcciare il lavoro, l'allenamento settoriale, perché proprio come chiedeva Alberto giustamente, bisogna capire quale parte del movimento riuscire ad allenare, quale parte del movimento riuscire a migliorare, perché magari c'è chi si deve concentrare di più sul rack and drop, c'è chi si deve concentrare di più sulla fase di preparazione, chi sulla fase di finale, chi sulla fase dell'impatto, e grazie al metodo settoriale Tennis Super Game si può. Quindi la scorsa settimana io e il mio team abbiamo scritto oltre 40 pagine che abbiamo racchiuso all'interno di un report che si chiama Report Rapido Sprigione del Tennista che c'è in te, che è assolutamente gratis. Potete, cliccando sul link qua che vedete qua in sottoimpressione, potete, anzi che vi ho messo nei commenti e vedete anche qua in sottoimpressione, potete accedere a una pagina all'interno della quale potrete scaricare questo report rapido. Non parleremo solo di tecnica, ma parleremo anche di area tattica, di area fisica, di area mentale, quindi come migliorare il vostro tennis a 360 gradi con esercitazioni pratiche e con trucchetti del mestiere che vi consentiranno di migliorare rapidamente il vostro livello di gioco. Ovviamente tutte queste esercitazioni sono state inserite appunto perché abbiamo fatto prove e test continui per anni e anni su appassionati proprio come voi, e con Tennis Winner Game tutti questi appassionati poi che hanno messo in pratica il nostro metodo di allenamento hanno dato risultati veramente comprovati e certi. E tutte queste diciamo nozioni secondo me indispensabili che qualsiasi appassionato dovrebbe avere per mettere in pratica sul proprio tennis sono state inserite all'interno di questo report. Quindi io vi consiglio di scaricare il report rapido sul sito https://tennisfinergame.academy opt-in report gratuito, perché potrete già da oggi mettere in pratica questi trucchetti del mestiere per riuscire a far esplodere il vostro tennis. C'è veramente, veramente all'interno di questo report tantissimo materiale di davvero tanta, tanta qualità. Ragazzi, che dirvi? Io vi ringrazio per la partecipazione, vi ringrazio anche per oggi, ho visto che sono stati tanti commenti e vi consiglio di mettere in pratica il rovescio, quindi azione multisegmentata, azione unita con quello che vi ho passato oggi. Provate a ricreare la situazione spazio-temporale all'interno della quale siete dentro al campo per sentire la sensazione della rovescia d'azione unita, bloccare il movimento e cedere contemporaneamente tutta l'energia dei segmenti muscolari, anche perché vi può veramente servire nel momento in cui siete in situazioni di emergenza, ma anche ad azione multisegmentata per essere più rapidi, più reattivi nella fase di preparazione, perché più siete svegli e più riuscite a intuire prima dove arriva la palla, preparate prima e quindi è tutto un effetto a catena, ok? Quindi più siete rapidi, avete un tempo di reazione consono all'impatto dell'avversario, prima riuscite a sistemarvi nel colpo. Quindi ragazzi, provate. Avete già parlato del rovescio una mano? Sì, Luca, ma te la puoi andare a rivedere perché la lascio questa diretta, quindi non ti preoccupare, rimarrà in registrata per un po' di tempo. Comunque abbiamo parlato del rovescio una mano, due mani, azione multisegmentata, azione unita, vattela a rivedere, ma soprattutto adesso che siamo in diretta clicca sul link opt-in report rapido e report gratuito per scaricare il nostro report sprigiona il tennista che c'è in te, dove trucchetti del mestiere troverete, trucchetti del mestiere, esercitazioni pratiche per migliorare il vostro livello di gioco. Io ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di giornata, tutto il meglio, un abbraccio da Tiziano, ciao a tutti.